ormai diciamo siamo di fronte ad un governo e una maggioranza che è impegnato a polverizzare tutti i record, quasi sempre negativi. Questa volta il record era quello di una legge di bilancio inemendabile per la stessa maggioranza, salvo che per gli interessi diciamo, di una cerchia ristretta che l'ha riempita di piccole regalie. È divertente andarle a leggere tutte una dopo l'altra, sono una serie di regalie mirate, ma nessuna possibilità di intervenire sulla natura del testo per l'opposizione, e questa è una novità, neanche per la maggioranza. E nonostante questo siamo arrivati alla fine dell'anno, meno male che erano pronti. Mi pare di capire che il ministro delle finanze, il ministro dell'economia non voglia assolutamente ascoltare, ci sono centinaia di migliaia di famiglie che poi oggi peraltro terranno anche una manifestazione. Ma questa spaccatura diciamo, rivela l'ipocrisia di fondo di questo dibattito. Si può discutere dell'efficacia di una misura, della necessità di riformarla, di intervenirci su, questo vale sempre. La verità però è che tutte le forze che oggi governano il paese, quasi tutte, quasi senza eccezione, in questi anni hanno non solo approvato quella misura, ma l'hanno prorogata, hanno chiesto la proroga, lo hanno fatto anche in questa sessione di bilancio, come l'ha ricordato Forza Italia nello specifico. Siamo di fronte dunque da un lato ad una grande ipocrisia, dall'altro ad una cattiva abitudine della politica italiana, quella di siglare dei patti con i cittadini e poi cambiare le regole in corsa. Questo non funziona, ripeto, si può essere convinti che il superbonus sia un errore, ma quello che non si può fare è dire ai cittadini: io mi impegno a fare questo e poi a un certo punto cambiare le regole, perché poi chi resta a terra sono cittadini e imprese, e questo non va bene mai.